Ciao, sono Peter e oggi vi mostrerò come fare una cerbottana ad aria compressa. Allora, bisogna avere delle forbici, un stabilo bosso, un pennarello, cioè un stabilo bosso e un pennarello, un pennello o qualcosa, o questo della penna stilografica, vedete? Quello che è sempre più grosso e una cartuccia vuota, ma soprattutto della carta igienica per fare tipo dei proiettili, però carta igienica piccola, spezzettata e bagnata. Allora, innanzitutto si prende lo stabilo boss e lo si taglia qua e qua. Mi raccomando, non farlo troppo corto. Poi dovreste avere un risultato così. Stabilo posto così. Che soffia, cioè che va tutta l'aria. Ecco. Ok. Sentite? E lo si taglia. Poi con la cartuccia la si prende. Non dalla parte dove c'è la pallina, dove c'è l'incasso, ma dalla parte grossa. Ma dalla parte grossa. Lo si prende e lo si taglia. Ecco. E poi si assembla con la cerbottana. Così. Ecco. Poi prendete un pezzo di carta, cioè di carta igienica, un po' grossa, e la mettete dentro così qua, la mettete dentro, state sento, ecco, mettete dentro che non passi un filo d'aria, lì non deve passare un filo d'aria, ecco, aspettate, non passa un filo d'aria così. Poi sì, ecco, poi si prende la carta igienica, si mette anche qua e la si comprime, come qua, la si comprime e si mette sempre dalla parte opposta da dove è più vicino la carta igienica da questa parte. Ecco, e poi dovreste arrivare a un risultato così, sentite. Non so se avete sentito, però ha fatto un botto. Adesso, se volete ricaricare, cioè dopo un tiro, prendete il pezzo della cartuccia e lo mettete dall'altra parte. Lo ricaricate. Così si vede, lo ricaricate. Ancora. Ecco. Fatto. Arrivederci, guardate ancora il video, cliccatemi e ciao, arrivederci.